Raga, allora siamo domenica mattina in giro per Brescia. Stamattina ho finito di vedere la serie di Kanye West, You si chiama, se non mi sbaglio, l'ho trovata su Netflix e mi ha ispirato un sacco davvero. E oggi per questo motivo voglio fare un video in cui vi voglio parlare di come, anche se non avete ancora raggiunto i vostri obiettivi, in realtà li avete già raggiunti. Dale. Tre cose che ti sono piaciute del documentario di Kanye West. Allora, la sua determinazione, la sua creatività e il fatto che era proprio crudo. Cioè lui era così davanti alle telecamere e nella sua vita privata non gli fregava un cazzo di niente, era proprio lui. Questa roba qua mi ha fatto impazzire. Sono tornato a casa perché in realtà volevo fare un giro più lungo, ma Isa me l'ha freddo. E quindi andiamo a casa a creare, dato che siamo usciti ci è venuta questa vena di creatività addosso, quindi andiamo a creare. Kanye West ha ispirato. Ci ha ispirato oggi, quindi vamos. Bisogna prendere sempre esempio dai migliori. In ogni tipologia di ambito, no? Che fanno. Lui è un cantante, però comunque è uno dei best nel suo, no? Comunque credo che, artista. Esatto. Credo che bisogna circondarsi da persone che sono forti, capito? In quello che fanno. Credo che sia quella la cosa migliore che ti spinga a farlo e a migliorarti, no? Io questa cosa qua non la riuscivo a capire fino ad ora. Quindi è importante, ragazzi, che fate attenzione dalle persone in cui siete circondati. Più sono bravi, più vi trovate nel posto giusto. Adesso andiamo a casa, raga, e vi racconto tutto. Vamos. Empezamos. Raga, siamo alla base, come vi stavo dicendo. Questo video è stato un'ispirazione del giorno proprio, quindi abbiamo preso la palla al balzo, siamo tornati a casa e l'abbiamo dovuto fare subito, perché se no, sai quando sei nel flow creativo che devi assolutamente mettere giù le parole? Io poi sono una persona che non è che sono molto bravo con le parole. Quando mi vengono fuori devo assolutamente farle uscire in quel momento, perché se no va a finire che le perdo. Quindi raga, solo per questa cosa qua dovete vedere il video fino alla fine. E se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso, in questo momento. Right now, ahorita. Dale. Secondo me, anche se non hai vinto, hai già vinto. Perché questa frase? Perché questo motivo? Perché mi ha ispirato molto lo sport. Sapete, io faccio crossfit, sono uno sportivo, mi piace lo sport, non mi piace. E mi sono reso conto, proprio in questa settimana, stavo giusto pensando a questa cosa, che lo sport non ti regala niente. Capito? Cioè, ogni cosa che raggiungi, ogni chilo in più che alzi, ogni chilo in più che perdi, una nuova skill che impari, quella gara che vinci, capito? Te lo sei guadagnato. Capito? Niente, nessuno te l'ha regalato. Tipo, tu sei arrivato in palestra e hai detto, ok, dai, io ti regalo questo. No, non funziona così. E questo secondo me è una delle cose più belle, perché apprezzi il lavoro che stai facendo. È bellissimo vedere come lo sport non gli frega un cazzo di chi tu sia. È bellissima questa cosa, no? Non interessa tu chi sei. L'unica cosa che lui valuta, comunque, che si valuta, è lo sforzo che metti nel lavoro che fai. E quello poi ti porta al risultato. Però a volte ci capita forse, io parlo per come esperienza mia, di concentrarci troppo solo sull'obiettivo, no? E ci dimentichiamo a volte del percorso che stiamo facendo, della strada che stiamo facendo per passare da A a B. E tutti i mini goal che raggiungi, tutte le mini sfide che riesci a superare. Sono questi, no? Che ti fanno poi credere di poter raggiungere il tuo obiettivo finale, perché ti danno una sorta di boost per andare avanti, per andare avanti, per andare avanti. E vi devo dire, tante volte io personalmente mi dimentico di queste cose. Mi dimentico della passione, dello sforzo, dell'amore che metto in questo lavoro, in questa sfida continua con me stesso, no? Ed è lì che cazzo che dici, porca puttana, te lo sei guadagnato. Ok, probabilmente non hai vinto quella gara che dovevi vincere, non hai raggiunto quell'obiettivo che hai raggiunto, però hai comunque fatto quel passo. Per esempio, l'altro giorno stavo parlando con questo ragazzo in palestra e mi stava raccontando che aveva perso 12 kg, cioè, figa, fatti un applauso. Porca troia, cioè, veramente fatti un applauso,
Perché il tuo sforzo, la tua voglia di metterti in gioco, la tua voglia di fare di più, ha fatto sì che tu raggiungessi questo obiettivo. E sicuramente ce ne saranno altri 150.000 che arriveranno man mano, però è proprio bello il fatto che il cammino, no? Che una persona sta facendo lo porti a raggiungere determinati obiettivi quando si gode quello che sta facendo, quando è dentro il percorso, è nel momento, nel qui e ora, e si gode quello che sta vivendo, che sta facendo, e di conseguenza poi gli obiettivi cadono e arrivano, no? Uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, perché non siete più, non siamo più concentrati sul fatto di voler raggiungere quello, ossessionati su quello, ma sul percorso che stai facendo, no? E di dare il massimo ogni giorno per poter essere una versione migliore di te stesso, migliore di te stesso, migliore di te stesso, migliore di te stesso. Quindi di conseguenza vinci sempre. Cioè, quando cominci, secondo me, a metterti su una prospettiva del genere, tutto diventa bellissimo. E è una cosa veramente bella quello che una persona decide di fare, un percorso, no? Che sia sportivo, che sia quello che è, il fatto di mettersi in gioco è la cosa bella, è la cosa che mi ispira. A me mi capita un sacco di volte di sentire storie di ragazzi, soprattutto nel mio ambiente, perché io lavoro come personal trainer, quindi di vedere persone che migliorano e raggiungono obiettivi e perdono peso, riescono a fare, che ne so, il supplement bar muscle up, riescono ad alzare quel chilo in più sul bilanciere, ed è strabello vedere come la loro vittoria mi ispiri a fare meglio. E quindi questa cosa qua, figa, non ce la dobbiamo dimenticare, che è il percorso che conta. L'obiettivo è bellissimo, ma il percorso, se vissuto con amore, con passione, ti riempie il cuore. Capito? Quindi è bello, è davvero bello poter avere la fortuna comunque di lavorare, di vivere facendo qualcosa che amo e che mi appassiona. E la cosa più bella, raga, che ho capito in questo periodo della mia vita è che è stra importante l'environment in cui sei circondato. Io ho avuto la fortuna, da che ho iniziato questo mio percorso nel mondo sportivo, di essere sempre stato circondato da top player. Ogni posto dove andavo, io mi trovavo i migliori. Ovunque mi trovassi, io mi trovavo i migliori del posto, a volte anche del mondo e della zona. A Bruxelles è stato così, a Milano è stato così, in Spagna è stato così, a Londra è stato così, adesso qua a Brescia è così. Nel senso, ho veramente la fortuna di essere circondato da persone che sono ultra appassionate di quello che fanno e sono anche cazzo veramente bravi. Mi sento davvero fortunato di essere circondato da così tante persone di successo. E questa cosa qua però è importante capire, tipo io all'inizio, per me non è stato così semplice. Nel senso che a volte essere circondato da persone troppo brave può essere che ti faccia sentire un po' meno, può essere che ti faccia sentire un po' a disagio, di non essere adatto a volte. Che magari riesci a raggiungere alcuni risultati rispetto ad altre persone, però immaginati invece di essere solo circondato da perdenti. Immaginati di essere circondato da persone negative. Immaginati di essere circondato da persone che non credono in te o che comunque ti fanno sentire male. Ti rendi conto come potrebbe cambiare il tuo stato, ok? Quella tua voglia di migliorare magari non ci sarebbe più. Io adesso sono veramente grato per tutti i migliori che ho trovato nella mia vita, cioè, e che continuo a trovare, questa è la cosa bella. Circondati di persone che siano anche meglio di te, perché se sei circondato dei campioni, prima o poi il campione lo diventerai anche tu. E quindi questo, raga, nel senso, godiamoci il percorso, godetevi quello che state vivendo nella vostra vita, e godetevi ogni sfida che la vita vi sta dando e ogni risultato che raggiungete, godetevelo. Siete gioiosi e felici per quel che di più, quel che di meno che avete perso, per quei secondi che avete tirato via in un workout, perché sono quelle piccole vittorie che vi fanno andare avanti, vi danno quel boost, ok? Circondatevi dei migliori, figa, dei top player che potete trovare, voi dovete essere lì, perché è con le persone giuste e con la mentalità giusta che si raggiunge qualunque cosa. Ecco, niente, basta, volevo solo raccontarvi questo.
Credo di aver detto tutto. Siete dei vincitori, siete già dei vincenti, perché avete deciso di mettervi in gioco. Quindi fatevi un applauso, perché siete il numero uno. L'occhio mucho, ci vediamo settimana prossima con il prossimo video.